Giuliana Di Castro è una bambina ebrea romana. Il 17 marzo 1944 compie 3 anni. 4 giorni dopo, i poliziotti tedeschi la arrestano insieme alla sua famiglia a casa sua. Viene portata al campo di transito nazionale di Fossoli e nel maggio successivo ad Auschwitz. Come quasi tutti i bambini, è destinata immediatamente alle camere a gas. La sua storia è uguale a quella di migliaia di altri ebrei italiani. Arrestata per la sua appartenenza alla razza ebraica, Giuliana è costretta a un viaggio infernale in un treno merci e poi uccisa. Le sue ceneri vengono disperse nel bosco vicino al crematorio di Birkenau. Per capire la storia di Giuliana, dobbiamo tornare al settembre 1943, quando l'Italia chiede l'armistizio agli angloamericani e in pochi giorni i tedeschi occupano quasi tutta la penisola. In Italia in quel momento ci sono tra i 30 e i 40.000 ebrei, sono relativamente al sicuro. Nonostante la persecuzione del regime fascista, iniziata nel 1938 con le cosiddette leggi razziali, le loro vite finora non sono state in pericolo. Tra l'altro, agli ebrei italiani non è stata imposta la stella gialla né di vivere nei ghetti. Tutto cambia però nel settembre 1943 con l'occupazione nazista. Nel 1943, nel momento dell'occupazione tedesca dell'Italia, lo sterminio degli ebrei europei era in pieno corso da almeno 2 anni. E questo progetto di sterminio faceva parte dello Stato nazista, della progettualità hitleriana. E man mano si occupavano sempre più paesi europei con l'avanzata delle forze armate tedesche, e i progetti di occupazione includevano una repressione dei movimenti di resistenza e una attuazione dei programmi politici del nazismo, cioè innanzitutto dello sterminio degli ebrei. Quando venne stabilito una occupazione politica del paese con l'ambasciata presso il governo della Repubblica Sociale al Lago di Garda, in quel momento si è scelto una soluzione collaborazionista di dominio. Quindi c'erano le forze tedesche, militari e polizieschi, però erano non sufficienti per controllare tutto il territorio. E questo programma significò per Eichmann di mandare degli uomini in Italia a organizzare le deportazioni degli ebrei. In tutta l'Italia occupata non furono allestiti campi di sterminio che lo sterminio non doveva essere fatto vedere alla popolazione dell'Europa occidentale. Perciò le deportazioni nei campi di sterminio nell'est europeo. Però vennero allestiti dei campi di transito e dei campi di arresto per partigiani, per oppositori politici e per ebrei prima del momento della deportazione. E a Trieste è tristemente nota la risiera di San Zabba come luogo come campo di transito verso lo sterminio, e nella zona Prealpi il campo di Bolzano Cries, rimaste impresse nella memoria collettiva italiana in maniera diversa, perché nel caso della risiera di San Zabba negli anni 70 è avvenuto un processo contro i maggiori responsabili tedeschi, mentre il campo di Bolzano Cries è, fino a pochi anni fa potremmo dire, è caduto in una sorta di dimenticatoio. A fine settembre Mussolini dà vita a un suo stato, la Repubblica Sociale Italiana. Nella storica sede di Castelvecchio a Verona si è riunita la prima assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano.
in una vibrante atmosfera di fede e amor di patria, essa ha discusso e approvato i principi che formeranno la base programmatica, sia nella politica sociale come in quella estera, del risorto Stato italiano. Vi riunite in un momento solenne, decisivo e drammatico della storia d'Italia. La patria fu il giorno 8 settembre gettata nel disonore e nel caos da una banda di vivi e di criminali. Tutto andò disperso e distrutto e perduto. Ci rimane soltanto la volontà, accompagnata da una dogmatica fede. Bisogna passare il più rapidamente possibile da paese inerme a paese combattente. Il popolo nuovamente in armi deve tenere a battesimo la nostra Repubblica Sociale, cioè fascista nel significato originario della rivoluzione. Mussolini. La Repubblica di Mussolini si basa su pochi punti fondamentali, tra i quali l'antiebraismo. In novembre, il congresso del partito dichiara che gli ebrei sono stranieri e nemici dell'Italia. L'ordinanza numero 5 di Buffarini Guidi effettivamente parla di internare gli ebrei, e quindi di arrestare e rinchiudere gli ebrei in strutture provinciali, in attesa che poi venga costituito un unico campo di concentramento, uno o più campi di concentramento più grandi, diciamo, nazionali, dove rinchiudere tutti gli ebrei arrestati. I campi provinciali, nel dettaglio, sono delle piccole strutture, dei piccoli campi di concentramento che vengono aperti a seguito dell'ordinanza numero 5 di Buffarini Guidi in circa 20-25 province della Repubblica Sociale Italiana, quindi stiamo parlando dell'Italia centro-settentrionale. Vengono aperti totalmente per iniziativa italiana, quindi è un'iniziativa del governo della RSI, quindi vengono la loro apertura, il loro funzionamento viene deciso ed è responsabilità delle autorità italiane, in particolare di prefetture, di questure e di organi di polizia, carabinieri e personale, quindi italiano. Fossoli è il campo nazionale che serviva a concentrare tutti gli ebrei che erano arrestati nelle varie province, che finivano sia nei campi provinciali che nelle locali carceri. Questi tutti dovevano confluire all'interno del campo di Fossoli, da dove poi drammaticamente furono organizzati convogli che li portavano e li deportavano gli ebrei in Germania. I campi provinciali sono delle strutture temporanee, provvisorie, che vengono aperte con, diciamo, un minimo sforzo, perché vengono appunto requisite delle ville, si chiede la disponibilità di alcuni locali, e servono esclusivamente laddove non c'è un carcere che li può accogliere, servono per trasferire gli ebrei che comunque non si considera che debbano rimanere lì per sempre, ma sono strutture provvisorie che devono servire poi per un trasferimento di quelli arrestati verso dei campi più grandi, dove in realtà probabilmente, o non si sa, diciamo, è abbastanza ancora in corso un dibattito tra gli storici se gli ebrei dovessero rimanere in Italia oppure dovessero essere deportati. Non vi è da parte della Repubblica Sociale Italiana un ordine preciso di deportazione degli ebrei, però è chiaro che vi fu un accordo di collaborazione, per come sono andate le cose, con le autorità tedesche affinché gli ebrei arrestati degli italiani venissero poi consegnati alle autorità tedesche, che ne potevano disporre come volevano, ovvero deportandoli. La situazione a Roma è estremamente particolare. La prima grande deportazione degli ebrei dall'Italia avviene proprio qui, a Roma, il 16 ottobre del 1943. Questa deportazione viene operata da Theodor Dannecker, uno specialista della deportazione. Dannecker viene inviato direttamente da Berlino con i suoi uomini e riesce a portare via da Roma più di 1022 persone. Queste persone finiranno direttamente ad Auschwitz.
Tuttavia Dannecker, dopo la deportazione del 16 ottobre, lascia Roma, continua le sue operazioni nel nord Italia e alla fine del 1943 viene rimandato in Germania. A partire dal gennaio del 1944 la questione ebraica viene quindi affidata a Herbert Kappler. Kappler quindi organizza delle bande, bande che sono un unicum nel panorama dell'Europa occidentale. Questi banditi sono fondamentalmente ex spie della polizia segreta fascista oppure criminali comuni. La particolarità è che moltissimi di questi banditi vivono proprio qui, a Roma, nell'ex ghetto. Questi banditi conoscono quindi personalmente moltissime delle persone che devono arrestare, conoscono gli ebrei. Molto spesso si sono cresciuti insieme, sono persone che hanno lavorato insieme, le conoscono, ci hanno anche mangiato insieme molte volte. A Roma si strutturano quindi 5, 6, 7 bande, non sappiamo esattamente quante. Queste bande sono pericolosissime perché appunto conoscono personalmente tutti gli ebrei. Alcune bande sono particolarmente famose, ad esempio la banda Charlie Mezza Roma. Quando Kappler ha bisogno di persone da uccidere come rappresaglia delle fosse ardeatine, scatena questa banda che arresta quindi una dozzina di ebrei che finiranno alle fosse ardeatine. Tra il gennaio del 1944 e il maggio del 1944, quindi, sono le bande di polizia le maggiori responsabili degli arresti degli ebrei romani. La procedura è sempre la stessa. Questi banditi girano per il ghetto, quando incontrano uno degli ebrei che sono costretti a uscire dai nascondigli per andare a lavorare, o lo denunciano ai nazisti o lo arrestano direttamente. Gli ebrei vengono portati a Via Tasso, nel comando quindi della polizia nazista, spesso torturati e quindi costretti a fare altri nomi di altri ebrei. E quindi questa procedura continua. Le bande di polizia insieme alla questura fascista riusciranno tra il gennaio del 1944 e il maggio successivo ad arrestare quasi 500 persone, per cui una percentuale altissima sugli ebrei arrestati in questo periodo, che sono all'incirca 750. Le bande sono le principali quindi responsabili degli arresti degli ebrei romani dopo la partenza di Theodor Dannecker. All'alba del 16 ottobre un comando speciale nazista si muove da diverse caserme. Una di queste si trova su via Salaria 227. Si sparpagliano per tutta la città e arrestano più di 1200 ebrei. La gran parte viene presa qui, nella zona dell'ex ghetto, ma i tedeschi si spingono fino all'estrema periferia. In via di Portonaccio 194 viene presa l'intera famiglia Efrati. Gli ebrei rastrellati a Roma vengono portati al collegio militare di via della Lungara, una caserma sul Lungotevere. Il 18 ottobre, 1022 di loro vengono fatti partire per Auschwitz, dove li aspettano le camere a gas. Ma la deportazione di ottobre, agli occhi dei nazisti, è un fallimento. Nonostante le più di 1000 vittime, i tedeschi si aspettavano di catturare più di 8000 ebrei. Hanno fallito perché hanno lavorato senza l'appoggio degli italiani. Si sono limitati a farsi dare dalla polizia gli indirizzi delle case degli ebrei. Ma poi hanno dovuto andarci da soli, senza sapere come riconoscerli, né dove andarli a cercare nel caso si fossero allontanati in tempo. Insomma, il 16 ottobre dimostra che senza l'appoggio dei fascisti, gli arresti sono pochi. I miei nonni vennero a Roma proprio perché c'era il comando tedesco a Velletri e vennero a Roma. Ormai i figli erano tutti sistemati, chiaramente, e c'era un amico suo, un amico di mio nonno che aveva un'osteria, allora non era una trattoria, era un'osteria, al Pantheon, da Rosetta si chiamava, e gli disse se andava da lui con la famiglia perché avrebbe cucinato quel giorno e c'era da mangiare per tutti. Stavamo lì quando entrò una persona conoscente e gli offrirono di sedersi al tavolo e questa persona disse quando ritorno perché devo andare a fare una telefonata, non so dove doveva andare, fa sta telefonata, dice mi seguo con voi. Dopo un po' di tempo, forse 20 minuti, mezz'ora, rientrò questa persona,
però fuori si sentiva un gran movimento di motori, di macchine, e cominciarono a entrare delle persone sconosciute. Allora mio padre, che capì l'antifona, vide una giacca da cameriere bianca appesa all'attaccapanni, se la infilò. Mia zia, la sorella di mia madre, prese me e la figlia, che era più grande di me, per un braccio e ci chiuse al bagno, che non era un bagno, era un gabinetto. Da fuori mise il catenaccetto e poi fuori si sentì un gran movimento di botte, di sedie spostate, finché quando siamo riusciti, che si sono ricordati dopo tanto tempo che noi stavamo dentro, ci hanno riaperto, però abbiamo visto solo il caos là dentro, perché quando sono venuti i tedeschi e fascisti dentro, che hanno preso gli uomini, le donne no, i bambini che c'erano no, ma solo gli uomini, gli uomini hanno cercato di difendersi. Mio padre, che stava invece a un tavolo dove c'era una coppia e faceva i conti, si è salvato in quella maniera, e invece hanno preso il nonno di Fabrizio, Pacifico Spizzichino, mio nonno Mosè Di Veroli e il marito della sorella di mia madre, Angelo Vivanti, detto Angelone. E questa persona si chiamava Rosselli, un conoscente, perché all'epoca anche i conoscenti si consideravano amici, perché in quei periodi di caos totale, se uno vedeva una faccia conosciuta lo sentiva come amico. Incredibilmente ci sono anche dei fascisti che si pentono e lasciano andare le proprie vittime. Emanuele Di Porto il 16 ottobre ha visto arrestare la propria madre. Nel febbraio successivo alcuni fascisti fanno irruzione a casa sua. I tedeschi sono venuti solo il 16 ottobre e il resto sempre i fascisti. I fascisti prendevano i soldi, si facevano prendere noi ebrei, agli uomini davano 5.000 lire, alle donne 3.000 lire e ai ragazzini 1.500 lire. Io valevo 1.500 lire. C'era un locale che frequentavano noi ebrei, era un ristorante, e lì hanno fatto la redata, nella quale c'era un zio mio che abitava a casa con me, era il marito della sorella di mia madre, quello che aveva 5 figli. E gli hanno detto: dove abiti? Via da Reginella. Dice: allora andiamo a casa. Mo stavamo tutti a casa. Si è presentato questi due fascisti, noi ragazzini ci siamo nascosti sotto al letto. Ma che te vuoi nascondere? Sono entrati e dice: andiamo, uscite da fuori. Su. Siamo usciti tutti da fuori dal letto, da sotto al letto. Comunque questo, appena si è girato, io mi sono rimesso sotto al letto. Sono stato una mezz'oretta sotto al letto, ero abituato a una caciara che mai c'era. Sentivo un silenzio incredibile. Sono uscito da fuori, sotto al letto, non c'era più nessuno. I fascisti si erano portati via tutti. Comunque sono rimasto 5 ore solo. A un certo punto mi ero quasi rassegnato. Dopo 5 ore sono ritornati tutti a casa. Meno che sto zio mio, quello è morto ai campi di concentramento. Si vede che i fascisti si erano pentiti. Gli hanno detto: andare a casa a piavi i cappotti. E sono ritornati. Romolo Efrati, all'epoca bambino, racconta come riesce a salvarsi mentre i tedeschi portano via per sempre suo padre. Siamo andati a San Giovanni. C'era un camion di tedeschi, soldati che andavano al fronte, e noi, mio padre gli dava 4 uova e loro ci davano una pagnotta. Ogni 4 uova una pagnotta nera come il carbone di pane. All'angolo di questa discesa, di fronte all'obelisco, c'era una gelateria. Mio padre: entriamo, mi prende il gelato. Come siamo usciti, c'erano due fascisti, i signori Console Ceccarelli. Mio padre diceva: scusa, che ho fatto? C'era niente, andiamo qui di dietro per informazioni, poi te rilasciamo, te ne vai. E là di dietro c'era via d'Asso.
e ci hanno portato su a Via d'Asso. Poi siamo andati su e siamo stati un paio d'ore, faccia al muro e mani dietro la alla nuca. Di lì, dopo un paio d'ore, ci hanno portato giù, c'era un camion piccolo, e ci hanno portato a Regina Celi, al terzo braccio. No, mio padre mi ha detto solo una parola, non addabbera niente. Non addabberare vuol dire non parlare. E difatti, uno dei due mi si avvicina e mi dice: ma lo sai dove abiti? Te lo ricordi? Te ci portiamo noi da mamma? Mio padre già aveva fatto, già aveva immaginato che per dirmi non addabberà. E basta, ci hanno portato a Regina Celi, al terzo braccio. Ma ricordo un uomo sopra il camion che se ne esce e dice: ma sto ragazzino, ma cerchiamo, buttiamo di sotto dal camion. Dice: ma quando ci arrivano in Germania sto ragazzino? Mi hanno passato una mano all'altra, e mi hanno buggettato dal camion. Io ho camminato sotto così al camion, fatto il giro e sono passato di sopra. Dove c'erano le donne, c'era mia madre. Dovevo arrivare per forza lì. E sto fascista, che sta a fare qui? Voglio salutare mio padre. Vattene via, se no ti do un carcio al culo, ti mando sul camion insieme a tuo padre. E sono andato verso casa. All'inizio del 1944 il sistema degli arresti e delle deportazioni funziona in questo modo. In ogni città c'è un comando tedesco che coordina le operazioni. Teoricamente anche la polizia italiana è impegnata nella ricerca degli ebrei, ma i poliziotti italiani non sono sempre così efficienti come li vorrebbero i tedeschi, perché hanno paura delle conseguenze, perché sono corrotti, per ragioni umanitarie. Ma i nazisti possono contare su singoli e gruppi di collaborazionisti, cioè italiani che per poche migliaia di lire sono disposti a tradire i propri concittadini ebrei. Siamo davanti alla Grande Sinagoga di Roma, il tempio della più estesa comunità ebraica italiana. Durante l'occupazione nazista, proprio per il gran numero di ebrei presenti, i gruppi di collaborazionisti e delatori si moltiplicano. La famiglia Terracina nel 1944 vive nascosta. Il 7 aprile alcuni di loro vengono arrestati dai fascisti. Ma non basta. Una settimana dopo, un ragazzino raggiunge Enrica Terracina e le consegna questo biglietto. Roma, 15.444. Gentile signora, vi prego domani, martedì, alle ore 12, di venire con una somma di lire 20.000, o altrimenti sono costretto a riferire al comando tedesco dove vi siete rifugiata, voi e i vostri figli. È la necessità che mi costringe a fare questo, perciò vi prego di venire sul gianicolo con il pacco e gettarlo appena entrate giù nel muro a destra del piazzale. Vi avverto che ogni passo che voi fate siete pedinata, si tenete alla vostra pelle e dei vostri cari. Fate quanto vi ordino. Quando siete entrata al gianicolo, vi appoggiate al muro di destra alle 12 precise e fate finta di leggere. Poi guardate se c'è nessuno e butterete giù il pacco. Se non fate quanto vi ordino, sono costretto a far venire al vostro nascondiglio delle persone che non vi farà piacere conoscere, né voi né i vostri figli. E mentre invece porterete la somma, vi do la mia parola che non sarete più disturbata. Vi avverto che ogni cosa che fate siete pedinata. Quando la vostra portiera viene al vostro colloquio, state bene attenta. A domani. La storia, questa volta, finisce bene. Enrica Terracina si rivolge a un commissario di polizia che, non sappiamo come, riesce a risolvere la questione, probabilmente minacciando il delatore. Enrica Terracina e i suoi figli riusciranno a rimanere nascosti fino alla liberazione. Roma pullula di spie e di delatori. Leonardo L. è una di queste spie. Entra in contatto con un ufficio nazista, il cosiddetto Comando 152, in una pensione di Via Po. Il comando teoricamente dovrebbe addestrare gli agenti segreti da mandare a sud, dietro le linee alleate. In realtà uno dei suoi membri, un ufficiale tedesco che sembra si chiamasse Zanettin, è molto più interessato a saccheggiare i beni degli ebrei. È in questo punto che la storia di Leonardo L. si intreccia con quella della famiglia di Consiglio. I di Consiglio sono tanti, si nascondono nei pressi della loro abitazione nel rione Monti, in un magazzino. Valeria Spizzichino ci racconta.
Noi eravamo ospiti di mia zia Gemma in via Madonna dei Monti. In casa c'era mia zia col marito, due figli, mio padre, mia madre, noi cinque figli. E di fronte c'era questo negozio. E dentro c'era un'enormità di persone. Quindi assieme a mio nonno era andato ad abitare un mio zio con la moglie e 10 figli. Era il 21 marzo. Ho bussato al portone, perché era piano terra, un magazzino di ferri vecchi. Ho bussato e invece di aprirmi uno dei miei parenti, mi ha aperto un tedesco. Cosa è successo? Zanettin, l'ufficiale tedesco, ha messo sulle tracce della famiglia il suo collaboratore, Leonardo L. Questi, la mattina del 21 marzo 1944, si presenta a casa di consiglio. Si offre di comprare dell'oro. Gli ebrei non possono lavorare, ma devono comunque mangiare. Il mercato nero, il commercio clandestino, sono l'unica fonte di guadagno possibile. Leonardo L. parla con Mosè, l'anziano capofamiglia, 74 anni. La figlia Esther gli dice che quelle facce non le piacciono per niente. Ma Mosè non può andare troppo per il sottile. Ogni giorno è costretto a rischiare la pelle per far mangiare la sua famiglia. La sera stessa, Leonardo L. si ripresenta, ma questa volta è con le SS. Viene presa l'intera famiglia, circa 20 persone. Esther riesce a fuggire, così come Valeria e Giulia Spizzichino. Non però Giuliana Di Castro, non Mosè Di Consiglio, né Franco Di Consiglio, che proprio quel 21 marzo compie 17 anni. I tedeschi li portano tutti a Regina Coeli. Le donne moriranno ad Auschwitz, gli uomini, 3 giorni dopo, alle Fosse Ardeatine. L'opera di delazione avvenne certamente a fine di lucro, essendo notorio come i tedeschi dessero al delatore un compenso di lire 5.000 per ogni ebreo catturato e che a seguito di questi fatti il L avesse mutato situazione economica è stato pure pienamente provato. Mentre prima menava una vita grama e stentata, dando qualche ripetizione di matematica ad alunni delle scuole elementari, per cui si faceva chiamare professore, di poi fu visto vestire elegantemente e consumare pasti in locali di lusso, conducendo una vita dispendiosa. Trieste, una delle città in cui la comunità ebraica è più numerosa e influente. Trieste fa parte della zona di operazioni litorale adriatico, occupata direttamente dai tedeschi già dal settembre del 43. Per dare la caccia agli ebrei, arrivano in città alcuni dei peggiori criminali che il nazismo abbia prodotto. Arriva Odilo Globocznik, già comandante dell'SS in Polonia, e arriva l'ex comandante del campo di sterminio di Treblinka, Franz Stagg. Gli ebrei arrestati a Fiume sono centinaia. Uno dei casi più noti è quello della famiglia Bucci. Le due sorelle Andra e Tatiana vengono arrestate a Fiume. Sono tra le pochissime bambine sopravvissute allo sterminio. Ci raccontano la vicenda del loro arresto su delazione. Quindi la sera che sono venuti ad arrestarci nel nostro appartamento di via Milano numero 15 a Fiume, eravamo in 8 a casa. Zia Gisella con Sergio che erano venuti da Napoli, zia Sonia che aveva lasciato Trieste perché probabilmente aveva perso il lavoro anche lei, quindi era venuta a Trieste, noi due e la mamma. E Iossi. E zio Iossi. E sono venuti di sera, per quello che ci ricordiamo noi, tardi, probabilmente abbastanza tardi. Comunque noi bambini eravamo a letto. La mamma viene in camera, ci sveglia, comincia a vestirci in fretta, senza dirci niente, dicendo semplicemente che dovevamo fare presto. Sicuramente aveva capito quello che stava succedendo, ma a noi non disse niente. La zia Gisella fece la stessa cosa con Sergio. E poi usciamo dalla camera, entriamo in quello che era il nostro soggiorno e diciamo che lì
è la prima immagine triste, veramente dolorosa, che ho di quello che è stata la nostra deportazione. La nonna, inginocchiata davanti a quello che era sicuramente il capo, la chiamo il capo della spedizione, perché non era una persona sola che era venuta nell'appartamento per arrestarci, era venuto ci sarà stato un ufficiale nazista sicuramente. Il delatore ha avuto il coraggio di venire anche lui, questo lo sappiamo perché lo diceva la mamma, non perché noi ce lo ricordiamo, e sicuramente altri nazisti, sicuramente. Fascisti. E anche mamma diceva anche che c'erano anche due fascisti. E poi il giorno dopo ci hanno portato alla risiera di San Sabba. La mamma è stata interrogata e lei, una delle pochissime cose che ha detto che mentre la interrogavano c'era una signora davanti a lei che dice io sono cattolica e mio marito è ebreo. E il tipo davanti a lei, tedesco, dice a me non interessa, papà è ebreo, figlio è ebreo. E mamma pensa, allora le mie figlie sono salve, sono io che sono ebrea. Viene il suo turno, le chiedono e lei dice, mio marito è cattolico e sono io ebrea. E questo le risponde, non mi interessa, madre ebrea, figlio ebrea. Si chiamava Plech, con l'H. Il cognome Plech. Potrebbe essere piuttosto slavo, un cognome slavo, non lo so. Comunque è lui che ha denunciato praticamente tutta Fiume. Innanzitutto siamo in un'area che possiamo definire un'area di territorio di confine e qui si intrecceranno le politiche occidentali di spoliazione anche dei beni degli ebrei assieme a quelle dell'area orientale. Quindi la popolazione ebraica di tutta quest'area verrà trattata sicuramente con maggiore durezza. E in tutto questo percorso di spoliazione, di caccia, proprio è un'aggressività e una violenza che non sono, diciamo, mitigate poi molto dalle autorità locali. La presenza del Polizeihaftlager della risiera di San Sabba, l'unico campo di transito e di concentramento e di smistamento di prigionieri nei quali noi nel territorio della penisola italiana abbiamo un forno crematorio, è stato un centro senza dubbio transito per gli ebrei italiani e non solo italiani, anche quelli provenienti dall'area della Jugoslavia, ed è senza dubbio da dove partono il maggior numero di convogli. Sappiamo bene che la città è piena di delatori. Furono, diciamo, ricostruite tutte i profili dei collaborazionisti e delle varie forme di collaborazionismo che i nazisti trovarono in città grazie anche a una presenza di una quinta colonna, potremmo definirla filonazista, ma di origine tedesca, dovuta anche al fatto che questa città, Trieste, vanta una presenza tedesca e germanofona in città già dal 700, dall'800. E abbiamo questa, anche a Trieste c'è una banda che opera, ed è la banda Collotti, efferatissima, sono dei fascisti convinti, antisemiti, ma profondamente anche antislavi, e in effetti i metodi sono quelli che noi riscontriamo anche all'interno delle altre bande presenti nel resto dell'Italia. Qui questa banda lavorerà molto con le SS naziste e creeranno una sorta di catena di montaggio, possiamo definirla. Trieste era una città caratterizzata da paura e da violenza in questo periodo. Pensate che c'era uno dei più alti numeri di delazione in tutta Italia. Stangl è un vero e proprio specialista della persecuzione.
Lo chiamano boia di Treblinka perché è tra i principali responsabili dello sterminio di centinaia di migliaia di ebrei polacchi. A Trieste, unico caso in Italia, viene installato un campo che non serve solo per detenervi ebrei e antifascisti in attesa di trasferirli nei lager europei. Qui, alla risiera di San Sabba, centinaia di persone vengono uccise a colpi di mazza, fucilate, impiccate e gassate. E qui funziona un forno crematorio per disfarsi dei corpi. Le ceneri poi vengono disperse in mare. Insomma, la risiera funge anche da luogo di eliminazione. Stangl, però, non ha alcuna conoscenza dell'Italia e così i suoi collaboratori. Non può neanche fare troppo affidamento sulla polizia triestina, che ha ben altri problemi da risolvere, come la resistenza. Fascisti e singoli collaboratori lo aiutano però nel suo sporco lavoro. Il fascismo triestino è da sempre il più razzista e violento. Il fascismo di confine, storicamente impegnato contro gli slavi. È proprio qui, nel 1938, che Mussolini ha annunciato le leggi contro gli ebrei. In Italia la nostra politica ha determinato negli elementi semiti quella che si può oggi chiamare, si poteva chiamare, una corsa vera e propria all'arrembaggio. Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell'Italia e del regime, troveranno comprensione e giustizia. Quanto gli altri seguirà nei loro confronti una politica di separazione. Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore. A meno che i semiti d'oltre frontiera e quelli dell'interno e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono, non ci costringono a mutare radicalmente cammino. Il problema ebraico non è dunque è un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. I primi rastrellamenti, come a Roma, vengono fatti dai tedeschi senza l'aiuto dei fascisti. Il 9 ottobre, nella zona della sinagoga, ci sono i primi arresti. Poi i tedeschi rastrellano ospedali e case di riposo. Nei mesi successivi, però, arrestare gli ebrei diventa sempre più difficile, perché gli ebrei scappano, si nascondono. Per trovarli bisogna usare delle spie, dei delatori. Uno di questi è Mauro Grini. Grini è ebreo, la sua famiglia è rinchiusa alla risiera. Forse per salvare i suoi, forse per soldi, Grini collabora a stretto contatto con Stangl e i suoi uomini nella caccia agli ebrei. Si muove per tutto il nord Italia, arrestando le sue vittime anche a Venezia e a Padova. Sono decine gli ebrei catturati grazie a lui. Non sappiamo che fine abbia fatto. Forse viene ucciso proprio alla risiera alla fine della guerra. Nel 1947 viene processato in contumacia. Nella sentenza che lo condanna si legge: nel luglio del 1944 denunciò e fece deportare in Germania circa 40 ebrei che erano internati nel campo di concentramento di Bobbecchio, Padova, e tra i quali si trovavano la sorella, il cognato e la nipote di 7 anni di certa Ancona Anita, la quale ha potuto anche riferire come l'imputato, poco tempo dopo, arrestasse personalmente in Venezia tutti i componenti della famiglia Trevi, ad eccezione del Trevi Carlo,
asportando dalla loro abitazione oggetti di vestiario e libretti di banca per l'ammontare di parecchie centinaia di migliaia di lire. Il 29 luglio 1944, nell'ospedale civile di Padova, arrestò gli ebrei Maestro Guido, Bice, Carlo, Giulia Abramo e certo Parenzo, i quali, dopo una breve sosta a Trieste, vennero mandati ad Auschwitz, donde non ritornarono. La risiera continua a funzionare fino alla fine della guerra. È solo nell'aprile del 1945 che i nazisti la abbandonano, cercando di coprire le tracce dei loro misfatti e facendo quindi saltare il forno crematorio. Milano è la capitale morale della Repubblica di Mussolini. Con il duce costretto a risiedere a Garniano sul lago di Garda e senza una sede ufficiale del governo, moltissimi comandi militari si installano qui. A Milano si insedia anche il comando dell'SS e della polizia, in via Silvio Pellico, all'Albergo Regina. A guidarlo è Theo Seweke, ma è Otto Koch, il suo vice, che resterà per sempre impresso nelle menti degli ebrei milanesi. Nel senso che qui a Milano c'era questo Koch, che era addetto alla questione ebraica all'interno della polizia germanica, e lui se ne inventava di tutte. Allora, intanto assisteva agli interrogatori ed era lui che chiedeva di dare gli indirizzi dei parenti. E poi girava per le strade con la sua macchina, poi andava nelle portinerie, chiedeva. È proprio un vero cacciatore, e così decine al giorno lui riusciva a farne. Gli italiani sono completamente conniventi. 30 novembre 1943, quando è uscita l'ordinanza per l'arresto di tutti gli ebrei senza nessuna eccezione, l'Italia entra nel cono d'ombra della Shoah in maniera completamente paritetica rispetto ai tedeschi, per cui, voglio dire, i commissariati di pubblica sicurezza hanno l'ordine di fare ricerche degli ebrei e di arrestarli. Allora, qui è assolutamente, cioè diventa una cosa normale, cioè fare il contrario diventa illegale, diventa fare opposizione al proprio governo, che era il governo della Repubblica Sociale Italiana. Non stiamo parlando di collaborazionismo, di uno che collabora a un crimine per fini suoi. Qui stiamo parlando di vera e propria connivenza, non collaborazione. Connivenza, se la vediamo dal punto di vista di oggi, su cosa è successo ieri. Mauro Grini è venuto anche a Milano, sì, è venuto anche a Milano, abbiamo la testimonianza di una persona che l'ha visto nell'attuale Piazza della Repubblica, che allora si chiamava Piazza Fiume, e che l'ha visto da lontano, si è molto stupito e gli si è avvicinato, l'ha salutato, e però questa persona si è subito defilato perché ha capito che c'era qualcosa che non andava. Però di fatto è un paese di delatori questo. L'organizzazione Oscar è un'organizzazione cattolica, e viene dalle Aquile Randagie, che sono dello scautismo cattolico, e che era, diciamo, guidata da quattro sacerdoti e aveva sede qui al Liceo San Carlo, e aveva una rete di parroci e che accompagnavano le persone lungo la strada verso il confine italo-svizzero. Una cosa, diciamo, molto importante per il suo significato veramente profondo di questa cosa.
piuttosto giovane, ha 36 anni, ma è un esperto di persecuzione. È un antisemita fanatico, ma vuole dare anche prova di dinamismo, vuol far vedere ai propri superiori che ci sa fare. Insomma, vuole fare carriera. Già a novembre effettua arresti in case private e negli uffici della sinagoga, qui in via della Guastalla. Gli ebrei arrestati vengono portati qui, nel carcere di San Vittore. Le guardie naziste, tali Klemm e Staltmeier, detto Franz, torturano le vittime in tutti i modi possibili. In una testimonianza dell'immediato dopoguerra, Staltmeier è descritto in questi termini. Franz era un uomo di circa 45 anni, alto, biondo, occhi azzurri, ben piantato, vero tipo di tedesco. Si dice che fosse un ex pugile, ufficiale delle SS. Egli aveva la spiccata predilezione di torturare donne e bambini. E quando si accorgeva che le vittime avevano raggiunto il massimo della sopportazione umana, le faceva gettare nella cosiddetta cella della morte, perché morissero più in fretta. Infatti chi entrava non ne usciva che dopo morto. Koch da solo non potrebbe arrestare le centinaia di ebrei catturati nei lunghi mesi dell'occupazione. Anche a Milano sono i collaborazionisti italiani a fornire nomi, indirizzi e nascondigli. Anche a Milano c'è Grini, che abbiamo già incontrato a Trieste, e ci sono pure i fascisti scappati da Roma dopo la liberazione della capitale, che continuano qui il loro sporco lavoro. E poi ci sono alcuni milanesi che si mettono spontaneamente a disposizione dei nazisti. Tra loro c'è Federico Cappa, un interprete del comando del Regina. Il Cappa, nato a Innsbruck, aveva optato per la cittadinanza italiana nel 1939 ed era perciò cittadino italiano. Dovendosi a suo dire recarsi a visitare la madre ivi abitante, si presentò all'Hotel Regina di Milano, ove aveva sede la SS germanica, per ottenere il lasciapassare. I tedeschi, avendo appreso che egli era austriaco di nascita, lo trattennero e gli affidarono l'incarico di interprete. Ivi ebbe ordine di accompagnare il maresciallo Koch e altri agenti della SS nell'ufficio dell'ebreo ingegner Raffaele Italia, che lavorava con la ditta Moneta di piazza Cadorna 15. In detto ufficio il Koch procedette all'arresto dell'Italia, della madre dello stesso ingegnere, signora Sinigaglia, e dell'industriale Alessandro Moneta. E dopo la deportazione in Germania dell'Italia, della Sinigaglia e del Moneta, esso Cappa andava ad occupare l'appartamento dell'Italia in via Reina, impossessandosi della biancheria e di altri oggetti insieme con la moglie. A Milano non ci sono solo i fascisti, c'è una resistenza forte e combattiva e reti di protezione per chi è in fuga, come gli ebrei. Fernanda Wittgens, la direttrice della Pinacoteca di Brera, mette in piedi proprio una di queste reti, grazie alle quali gli ebrei trovano nascondigli, documenti falsi e soprattutto la possibilità di scappare in Svizzera. Ma è proprio un collaboratore dei nazisti a far arrestare tutta la rete di Wittgens. Nel luglio del 1944 un ragazzo la convince a organizzare la sua evasione svizzera. Grazie alla spiata tutta la rete viene smantellata. Fernanda Wittgens è condannata a 4 anni di prigione dal Tribunale Speciale Fascista. Solo con la liberazione finisce il suo calvario, così come quello della città di Milano. Anche a Firenze i primi arresti li fanno i nazisti, con l'aiuto sempre più consistente dei fascisti. Il 6 novembre gli uomini di Theodor Dannecker entrano negli uffici della comunità e arrestano chi trovano. Nei mesi successivi fascisti e nazisti si installano in via Bolognese, in un condominio. Ai piani superiori ci sono le SS e la Gestapo. Negli scantinati, invece, ci sono gli uffici della Banda Carità, una delle peggiori polizie fasciste. Gli ebrei fiorentini sono il bersaglio di bande fasciste e di singoli collaborazionisti e delatori, molti dei quali rimasti ignoti. Tra le famiglie arrestate c'è quella dei Vita Levi. Con grande paura, però, mio padre andò a parlare con questo qui, risultò essere uno della resistenza, e che aveva la possibilità di
organizzare il nostro viaggio in Svizzera. Decisi di partire 3 giorni prima della partenza fissata. Furono arrestati i miei genitori, i miei nonni paterni, a casa, e per la strada un fratello di mio padre, che fu tratto in uno di questi classici inganni che ti hai descritto abbondantemente, dandogli un appuntamento, dicendo che aveva la possibilità di dargli un lavoro. Questo mio zio era avvocato, un giovane, giovanissimo avvocato, che fra l'altro era anche andato a suo tempo in Inghilterra, dove le possibilità di lavoro per un avvocato erano ancora minori che per un medico. E quindi lui fu arrestato con questo appuntamento fasullo. Quindi lo stesso giorno furono arrestati, era 3 giorni prima che noi si fosse deciso di andare, di tentare questo viaggio in Svizzera. Dico tentare perché non tutti questi viaggi andavano a buon fine. Con i tedeschi lavora Benedetto T., un ex paracadutista. Il suo metodo è particolarmente astuto. Benedetto infatti non arresta direttamente le sue vittime, ma interviene dopo, nelle prigioni naziste, dove si propone come mediatore, sostenendo di poter salvare gli ebrei. Questi si fidano, gli credono, lo mettono in contatto con le loro famiglie. In questo modo viene arrestata, ad esempio, la moglie di Fernando Lopez, Anna Del Monte. I Lopez vivono nascosti qui, in via del Purgatorio, ma una delazione porta Fernando in galera. Anna, disperata, viene a sapere che forse Benedetto T. può fare qualcosa. Lo contatta, gli dà decine di migliaia di lire, ma è una trappola. Non solo Fernando non viene liberato, ma viene arrestato anche suo padre. Entrambi moriranno ad Auschwitz. Quando si consolidano i poteri della Repubblica Sociale a Firenze e in provincia, naturalmente, allora comprendeva anche Prato, il prefetto, cioè il capo della provincia, è Raffaele Manganiello. Organizza il fascio fiorentino e si occupa specificamente di varare un ufficio affari ebraici, che è abbastanza una particolarità, è senz'altro non abbastanza, una particolarità fiorentina, perché se ne trovano pochi, di solito sono le prefetture che se ne occupano direttamente o le questure. Ecco, in questo caso c'è un ufficio apposito che gode di un'estrema autonomia che Manganiello gli conferisce di azione e anche di fare i sequestri dei beni, cioè è l'ufficio che ha questa funzione: sequestri, razzie di ebrei, caccia, arresti. Ma è qui, nella centralissima via Cavour, che ha sede la polizia antiebraica di Firenze, l'ufficio affari ebraici di Giovanni Martelloni. Martelloni è una presenza terrorizzante per gli ebrei fiorentini. Il suo ufficio è, sanno tutti dov'è, e tra l'altro ha requisito l'ufficio di Martelloni, è il frutto di una requisizione a Bettino Herrera, che era un avvocato noto, e quindi, come dire, ha anche un posto preciso nel cuore della città, a 10 metri dalla prefettura. E c'è questa leggenda che dice, che io penso che sia una leggenda, che lui girava con una serie di fotografie degli ebrei nel risvolto dell'impermeabile e quando andava per la strada controllava se per caso qualcuno che incontrava era la persona indicata, in particolare questo Gastone Sadun. Pare che ci sia stato questo confronto con la fotografia. E abbiamo anche tracce precise, documentarie, di arresti fatti proprio da lui, cioè proprio persone precise e arresti. Ci teneva ad avere anche questo ruolo, diciamo così, più muscolare, oltre che essere il piccolo Eichmann di Firenze. Disponeva di una rete di delatori, alcuni diciamo così fissi, alcuni occasionali, e l'altra strada, questo credo che non sia originale di Firenze, faceva parlare i parenti torturandoli, facevano parlare, questo lo facevano i militi della banda Carità, però cercando di avere altri indirizzi di ebrei nascosti e naturalmente di arraffarsi i beni, e questo era
cioè la ricerca dei beni e l'arresto andavano naturalmente di pari passo. La comunità ebraica è dispersa, naturalmente frammentata, però ci sono dei centri di resistenza. Nella prima parte, questo comitato ebraico cristiano, voluto dal rabbino e favorito dal cardinale Dalla Costa, che sarà poi un prodromo di quella che nascerà nel dopoguerra, cioè l'amicizia ebraico-cristiana, si fonda qui, si fonda nel terribile fuoco delle persecuzioni. Martelloni è uno specialista, lavora a stretto contatto sia con la polizia tedesca sia con quella italiana. Grazie alle sue operazioni, decine di ebrei finiscono nelle prigioni nazifasciste. Oltre all'ideologia, è l'avidità la molla più potente. Martelloni e i suoi uomini vanno a caccia dei beni degli ebrei. Una delle loro vittime è Aldo Tedeschi. Tedeschi viene tradito da Anna S., che ha un amante ebreo che è stato arrestato. Per farlo liberare, Anna si rivolge a Martelloni, che la spinge a scoprire dove si trovi Tedeschi. Questo perché Martelloni è convinto che Tedeschi sappia dove è nascosta la cassa della comunità ebraica. Tedeschi però si accorge che Anna e una sua complice lo stanno sorvegliando e così questa volta il colpo dell'ufficio affari ebraici non va a segno. Viene però deportata l'intera famiglia della moglie di Tedeschi, la famiglia Graziani. Sono centinaia gli ebrei arrestati da fascisti e nazisti a Firenze. Il primo binario della stazione di Santa Maria Novella è l'ultima immagine che avranno della loro città. Sicuramente nella poca memoria che si ha di questo evento, della Shoah e soprattutto delle responsabilità italiane nella Shoah, cioè in ciò che accadde in Italia, ha contribuito anche una mancanza di una cosiddetta Norimberga italiana. Gli unici processi che ci sono stati, ma sono stati appunto per il loro ruolo avuto nel regime, a persone che sono state anche persecutori, sono stati quelli ai danni dello stesso Buffarini Guidi, che però fu giustiziato subito dopo la guerra, o ad esempio Caruso a Roma.